Sì, grazie, grazie Jacopo. Un cordiale buon pomeriggio da Popoli, dall'esterno, dalla piazzale dell'ospedale Santissima Trinità di Popoli. Siamo in compagnia, lo ringrazio, con il dottor Roberto Salerni, responsabile del presidio ospedaliero Santissima Trinità. Grazie dottor Salerni, grazie per aver accettato il nostro invito. Allora partiamo un attimo dalla situazione generale, perché voi ovviamente siete il presidio sanitario del territorio in Val Pescara, dove a livello di Covid fortunatamente c'è una situazione tutto sommato tranquilla. Sì, siamo ancora un ospedale non Covid. È stato un caso che di buona sorte che all'inizio il virus non ci ha colpito frontalmente come è successo con Penne e Pescara, però non è stato un caso che ci siamo adoperati tutti da subito per affrontare l'emergenza, perché ce l'aspettavamo, e quindi abbiamo subito istituito una tenta pre-triage davanti al pronto soccorso, abbiamo fatto dei percorsi interni ed esterni, abbiamo fatto anche un'unità di crisi ancora prima che arrivasse il primo caso di Covid qui all'ospedale, che poi prontamente è stato trasferito a Pescara. Ce ne sono stati tanti di casi che sono arrivati in pronto soccorso e trasferiti a Pescara con un percorso ben dedicato. Quindi abbiamo cercato di dare a tutti i giusti presidi, i dispositivi individuali di protezione per quello che avevamo. Anche io stavo male quando non potevo garantire a tutti la massima incolumità, ma avevo bisogno di capire che cosa stava succedendo. Però, con tutti i medici, perché ci riunivamo tutti i giorni, abbiamo cercato di creare una situazione di tranquillità, di rassicurazione anche nei confronti del personale e dei pazienti, in modo tale che si agiva mai improvvisamente. Lei ha citato, dottor Salerni, qualche istante fa proprio l'ospedale di Pescara, e oggi l'ospedale Santissima Trinità di Popoli lavora come supporto fondamentale per il Santo Spirito di Pescara, perché le chirurgie vengono effettuate qui proprio all'ospedale di Popoli. A Pescara c'è la priorità proprio per i malati, per i positivi Covid-19, e voi in questo state supportando, lo state facendo nel migliore dei modi, l'ospedale di Pescara. Sì, devo dire un grazie particolare appunto al capo dipartimento Massimo Basti, che ci ha permesso tutto quello che lei ha detto, c'è la possibilità di operare qui e di mantenere l'ambiente pulito, tutti i casi di fratture che riguardano la chirurgia e l'ortopedia adesso siamo in grado di poter risolvere e curarle in maniera dignitosa, in maniera anche sicura e serena. Prima diceva anche il collega Jacopo Forcella da studio che c'è anche questa notizia delle ultime ore che riguarda proprio lo stanziamento da parte della Regione di 500.000 euro per il presidio ospedaliero di Popoli. Questo vuol dire, dottor Salerni, che questo ospedale è destinato a poter fare un salto di qualità proprio in futuro, dopo quanto accaduto negli ultimi anni? Sì, devo dire che ero molto contento di questo, perché ancora prima dell'esperienza Covid erano state fatte delle valutazioni serie e quindi erano state fatte dei finanziamenti a tutti i reparti per poter migliorare le loro prestazioni, le loro attività. E questi finanziamenti ci danno ragione. Non solo, devo dire pure che sono in corso altri tipi di finanziamenti che permettono anche di sbloccare la situazione della zona interdetta, che è stata chiusa per il terremoto tanto tempo fa, e che ci permettono anche di fare dei trasferimenti di attività e di reparti proprio per ampliarne l'attività. Possiamo dire, poi coinvolgeremo anche il collega da studio, che non è una notizia di oggi. In passato questo ospedale spesso ha dovuto combattere, come tutta la comunità, per far sì che restasse il presidio ospedaliero del territorio. Oggi state raccogliendo i risultati di questa battaglia. Benissimo, stiamo raccogliendo i frutti. Una battaglia fatta anche di cultura, perché qui lavorano persone responsabili di reparti, di unità operative molto esperte. Che cosa è successo? Qui ha funzionato tutto, perché c'è stata la cultura delle formiche.
mi passo sulla favola della cicala e la formica. Qui ci sono delle persone che hanno conservato, che hanno stipato, che hanno depositato tutto quello che era dei dispositivi di protezione individuali all'epoca dell'Ebola, SARS, li hanno stipati, tant'è che sono stati ripresi nel momento opportuno. Con questo voglio dire che la medicina d'eccellenza è bene che venga, la medicina di un certo livello è bene, però qui negli ospedali di periferia si canta poco e si lavora tanto, e questo ne è una riprova. Dottor Salerni, buon pomeriggio, io le volevo chiedere a questo punto, visto che insomma in queste settimane abbiamo fatto un po' il giro di alcuni dei nosocomi della nostra regione, provo a fare un titolo che non è esaustivo, ma questa emergenza è la rivincita dei piccoli nosocomi abruzzesi ma anche italiani? Sì, è una rivincita a una cultura sbagliata forse che ci ha preceduto, quella dei tagli, quella di puntare tutto e di centralizzare tutto su un ospedale, perché esiste il territorio, perché appunto come dicevo prima esistono delle realtà per cui ognuno reagisce a modo proprio. Io vengo da un paese che è ai piedi del Morrone, il responsabile che sta nel pronto soccorso a cui do merito tutto quello che è successo qui dentro l'ospedale, perché se ne è fatto carico ed è stato il primo a pensare di mettere la barriera di sicurezza qui all'ospedale, è nato in Maiella, quindi noi rispondiamo diversamente a un'emergenza, perché siamo abituati, noi del territorio, della periferia, siamo abituati a stare un mese sotto la neve nei nostri paesi da piccoli senza che andavamo a chiedere bonus. Noi siamo autosufficienti comunque e ci siamo mossi autonomamente perché sapevamo che Pescara e Penne erano troppo impegnati. Però nello stesso tempo voglio ringraziare il direttore generale, il direttore aziendale che ci hanno permesso di continuare a essere no Covid. Dottor Salerni, io volevo chiedere se insomma, ci può descrivere qual è il territorio afferente all'ospedale di Popoli, che è in provincia di Pescara ma non molto distante neppure dalla provincia dell'Aquila. Ecco, a quali territori fa riferimento la Santissima Trinità? Qua vengono da Manoppello, Scafa, San Valentino, Alanno, tutti Torre dei Passeri che è vicino, lo stesso Popoli, Sulmona, Prato la Peligna e tutti i paesi che stanno qui, diciamo che si vedono. Anche una zona della Ofena, sì, sì, una zona abbastanza cospicua, diciamo, abbastanza interessante. No? Sembra che, tra l'altro, considerando che a pochi chilometri qui dall'ospedale di Popoli c'è un altro ospedale, quello di Sulmona, voi siete riusciti a ritagliarvi un importante spazio. Allora, in poche parole, pescarese. Noi abbiamo bisogno di più posti letto, perché se avessimo più posti letto, sia in chirurgia che in ortopedia che in medicina saremmo ben contenti e sicuramente sarebbero occupati. Lei parlava prima, giustamente ricordavamo, quello che fa oggi l'ospedale di Popoli per quanto riguarda la chirurgia e l'ortopedia, un lavoro portato avanti davvero con il lavoro di professionisti seri, lavoro che vede impegnati tanti medici qui all'interno dell'ospedale di Popoli. Certo. Voglio dire anche questo, che comunque siamo stati anche in parte colpiti noi dal coronavirus, non è che ci siamo proprio presi, ma ce l'aspettavamo, era quasi inevitabile, sia per le persone che sono venute dal pronto soccorso, sia qualcuno che è stato trasferito. E proprio per questo adesso abbiamo ideato, forse siamo, non dico fra i primi, se non i primi, a istituire qui un'area che si chiama area di osservazione multidisciplinare non Covid, che ci permette proprio di creare questa barriera di sicurezza che fa da filtro tra i ricoveri, vengono ulteriormente controllate in quest'area e poi trasferiti in reparto. Quindi abbiamo creato un'area ancora più di protezione. Quindi a questo punto posso dire che dentro l'ospedale non ci sono percorsi, ci sono solo percorsi non Covid, non ci sono percorsi Covid, e a ognuno garantiamo tutto nel momento in cui viene trasferito e ricoverato all'interno di questo ospedale. Dottore, prima di coinvolgere nuovamente Jacopo Forcella da studio, prima ovviamente anche di salutarci, la domanda del profano: in questo momento di emergenza sanitaria è concesso ai parenti dei degenti visitare le persone che sono ricoverate qui a Popoli?
anche se questo è un ospedale, lo ripetiamo, no Covid. Io questa cosa diciamo l'ho come state gestendo l'ho fatta decidere ai responsabili dei singoli reparti, e vedo che la medicina comunque pare che possono entrare, perché i pazienti della medicina a volte hanno bisogno, sono pazienti affetti da demenza, quindi hanno bisogno anche di quel calore, di quello sguardo, anche se di poco tempo. Invece in riabilitazione pare che c'è, insomma, no Filippo, cioè, pare che il dottor Daurizio ha detto che non vuole fare. Quindi ogni reparto, diciamo, ogni reparto, deciso di gestire la situazione. Ho delegato i responsabili dei singoli reparti a gestirsi i singoli pazienti, perché non si può fare sempre tutto in un fascio, ci sono dei casi singoli per cui c'è bisogno sempre anche della presenza del parente. Jacopo, se c'è qualche altra domanda, Paolo, e poi andremo a chiudere qui da Popoli. Davvero ultimissima per il dottor Salerni, più che altro è, come di consueto, una curiosità, dottore, perché in queste settimane abbiamo visto anche crescere in alcuni casi tra la gente, tra i cittadini, un po' di diffidenza, non nelle strutture sanitarie intese in senso stretto, intese in senso lato, perché a volte sono state focolai di infezioni da Covid. Ecco, avete invece la fiducia nei confronti dell'ospedale Santissima Trinità è rimasta, immagino, invariata? Appunto, con la speranza che di questa nuova area, che è stata deliberata proprio oggi, firmata dal direttore generale Caponetti, quindi abbiamo ancora più possibilità di fare cose seriamente serene, rasserenare un po' di più l'utenza. È uno sforzo in più che stiamo facendo proprio per dare ancora una risposta più certa alla nostra attività e alle loro aspettative. Per chiudere, dottor Salerni, lei prima parlava, davvero l'ultima domanda, della necessità di un aumento di posti letto. La struttura è in grado, con il personale a disposizione, di poter supportare questo eventuale aumento di posti letto? Ecco, ha fatto una domanda, il personale a disposizione, e questo è il personale a disposizione, questa è sempre la cosa che ci manca personale, ci manca infermieri, ci mancano operatori sanitari, ci mancano queste figure, che poi vorrei ringraziare tantissimo, come ho ringraziato quelli al vertice, anche gli ultimi, che poi non sono gli ultimi, perché sono anche quelli i lavoratori che hanno permesso la sanificazione, sono quelli che veramente ci hanno salvato alla fine, quindi c'è sempre bisogno di loro.